Attenzione che andiamo in diretta. 3, 2, 1. Marco, venerdì big match al San Nicola con il Cagliari, era un altro venerdì, 12 aprile del 70, il Cagliari ci laureava, c'entrava lo scudetto proprio battendo il Bari per 2-0. Diciamo che in questo momento l'obiettivo è far andare la storia diversamente venerdì sera, immagino, per voi. Sì, sicuramente sarà una bellissima partita, ci aspettiamo un bel pubblico e sono convinto che nessuno dei miei compagni non vorrà dare il massimo per non far festeggiare al Cagliari dentro il nostro stadio, quindi daremo tutto e spero anche qualcosa di più di quello che sta nelle nostre doti, anche qualcosa di cuore e di spirito. Questa è una partita in cui non serve trovare gli stimoli giusti? No, assolutamente, queste sono partite che, come si dice in gergo, si giocano da sole, insomma. Sono molto più rischiose partite con squadre dove magari hai qualcosa da perdere, come sono state magari le ultime, dove poi abbiamo portato a casa due pareggi, come magari Modena e Perugia. Questa partita qua non ha bisogno di stimoli, di essere preparata, caricata, perché ne ha già abbastanza di suo. Ecco, il Bari arriva a questa sfida da una serie di risultati importanti, 9 consecutivi di fila e il record stagionale, perché Nicola si era fermato a 8, 6 vittorie, 3 pareggi, però le ultime giornate non sono andate benissimo, ecco, sul piano della spettacolarità, della prestazione, tant'è che anche il tecnico l'altro giorno dopo Perugia era visibilmente non soddisfatto, ecco, della prestazione della squadra. Come si riparte? Ma io penso che soprattutto in questo momento della stagione, dove ci sono squadre che poi, come abbiamo visto anche il Cagliari nelle ultime giornate, riescono, anche se sono in posizioni basse della classifica, riescono a mettere in difficoltà le prime della classe. Quindi nessuna partita è facile. Io penso che sì, magari col Perugia potevamo fare qualcosa in più, però come hai detto tu, veniamo da 9 risultati utili consecutivi, una continuità che forse negli ultimi mesi soltanto il Trapani ha fatto meglio di noi, penso. Quindi bisogna essere soddisfatti e non c'è bisogno di dire di dover ripartire, cioè c'è bisogno di dire di dover continuare su questa linea, su questo andamento, perché ci potrà portare a toglierci delle soddisfazioni. Marco, ci sono dei tifosi, uno Andrea ti dice che sei un grande guerriero, un altro ti dice che sei l'anima di questo Bari, tu come ti senti, come ti giudichi? Ma sicuramente mi giudico una persona importante nello spogliatoio, una persona che conosce la città, conosce i tifosi, è una persona che può aiutare anche i compagni in certi momenti difficili, ecco. Sicuramente mi considero un guerriero in mezzo al campo, quello penso che sia una delle doti che mi ha consentito di essere ammirato e amato dalla città, ma anche nelle altre piazze dove ho giocato, quindi è un aspetto del mio modo di giocare che mi piace molto e mi fa piacere che mi stimano per questo anche i tifosi. Ecco Marco, probabilmente la tua presenza in campo davanti alla difesa ha consentito al Bari di diventare una delle difese più forti, no, di quest'ultima parte di campionato, perché avete subito solo 2 reti nelle ultime 6 giornate. È un ruolino inimmaginabile, no? Fino a un po' di mesi fa. Ma sicuramente penso che il mio aiuto alla difesa sia importante, ma non dipenda solo da questo, il fatto che magari abbiamo preso solo 2 gol nelle ultime 6 giornate, dipende da tutta la squadra, dagli attaccanti che hanno capito meglio come difendere, dai difensori che sono diventati più cinici e più bravi in certi interventi anche fondamentali, come ne posso ricordare anche diversi, soprattutto di Tonucci e di Cesare nella partita di Perugia. Quindi è una consapevolezza di tutti che ci ha concesso di subire meno gol e di conseguenza
avere un ottimo andamento nelle ultime giornate. Una squadra che non conosce mezze misure, perché si passa, no, dalla schizofrenia, come diceva lo stesso Camplone, una squadra che subisce tantissimo ma è capace anche di segnare, ha una grande solidità che rende quasi il Bari più compassato, no? Quasi ricordando quello di Nicola. Sì, sicuramente sì. Siamo consapevoli di essere diventati poi nel corso della stagione una squadra un po' pazza, sì, questo lo sappiamo. Purtroppo a volte in campo abbiamo quei 10-15 minuti di calo improvviso, dopodiché, come posso ricordarmi col Modena anche in casa, gli ultimi 20 minuti dove non li abbiamo mai praticamente fatti uscire dalla loro metà campo, quindi è una nostra, a questo punto dico, una nostra qualità più che un difetto, perché magari altre squadre una volta che subiscono gol si demoralizzano, al massimo ne ho fatti due in una stagione, quindi non sono mai stato un grandissimo goleador. Però ci sto provando, diciamo che nelle ultime giornate ho provato con qualche tiro da fuori area, anche perché da lì posso fare gol, no? Da altre parti del campo no? Non vado a saltare di testa, non sono alto, quindi solo da fuori area posso provarci, e ci ho provato anche a Perugia. Purtroppo sarebbe stato bellissimo segnare al 90esimo a Perugia e conquistare i 3 punti, però confidate in me, magari arriverà il gol. Potresti ritrovare il tuo amico Ceppitelli a difendere la fascia centrale della difesa? Sì, sicuramente sono amicizie, così come quella con Fossati, che non si dimenticano facilmente, perché vanno anche oltre al campo e tutto quello che di bello abbiamo fatto quella famosa stagione, che tutti si ricordano. Quindi sicuramente li abbraccerò con affetto prima della partita, ma da quando scendiamo in campo non mi farò alcun tipo di problema nel dovergli fare una delle mie entrate o dirgli qualche parola in più. Ecco Marco, tornando al centrocampo, si potrebbe dire che Dezzi e Vagliani vanno di fioretto e tu vai di spada. Ti senti un po' il loro guardiano, perché i loro inserimenti sono molto importanti nell'economia del gioco del Bari? Sì, penso che sia giusto, ma così anche quando gioca Marino, insomma, gli ultimi che hanno avuto un po' più di continuità e spazio, loro sono fondamentali per la nostra squadra. Infatti penso che tante volte quando loro per un motivo o per un altro non consentono con i loro inserimenti di creare spazi anche per le nostre mezze punte di qualità, la squadra, il gioco della squadra può andare in difficoltà, quindi sono contento di dargli una mano, magari di proteggerli, perché il loro lavoro in fase offensiva è molto importante. Le insidie della gara col Cagliari, Marco? Ma le insidie della gara col Cagliari sicuramente le sappiamo, cioè una squadra forte che ha sbagliato probabilmente un po' troppo nell'ultimo mese, non è riuscita magari a vincere prima il campionato, a guadagnarsi la promozione prima, però tutti i giocatori molto importanti che hanno fatto sempre un bel gioco. Io penso che dobbiamo affrontare al meglio la partita, perché anche loro dopo quest'ultimo periodo avranno anche un po' di timore, anche se è una cosa assurda da dire, un po' di timore di conquistarsi la promozione. Ci può essere un po' la sindrome del San Nicola pieno che ogni tanto il Bari ha subito anche in passato, ricorderai il Bari di Antonio Conte, di cui tu non facevi parte, non riuscì a centrare la promozione in quel famoso Bari Empoli davanti a 50.000 spettatori, il Bari si bloccò per poi centrarla di lì a pochi giorni. Sì, sicuramente dico, è un discorso un po' assurdo, ma a volte quando sei lì per raggiungere un obiettivo bellissimo, a volte rischi di bloccarti maggiormente rispetto che magari a una squadra che sa che si deve giocare la salvezza e deve dare il tutto per tutto in quella partita. Quindi è una cosa che mi auguro succeda, ma dobbiamo essere soltanto noi a far sì che accada, perché dobbiamo scendere in campo da subito con la giusta cattiveria, la giusta voglia di imporre il nostro gioco e la giusta voglia di portare a casa i 3 punti. Cagliari, poi si va a Brescia, si chiude con il Trapani in serale, si giocherà in contemporanea su tutti i campi.
Camprone dice questa squadra non deve fare calcoli, ieri l'ha confermato Valiani, tu hai, fai una tabella di marcia? Assolutamente no, io vivo partita dopo partita e so che sicuramente almeno 2 su 3 delle ultime nostre partite sono complicate. Il Brescia sembra un po' fuori dai giochi, però non penso che nessuno in questa parte della stagione regali niente ad altre squadre, quindi tutte vorranno concludere al meglio la stagione e sicuramente la sfida probabilmente più importante per il nostro futuro sarà non solo quella di venerdì sera, ma l'ultima con il Trapani. Tu hai già disputato i playoff, purtroppo perdendoli malamente, senza mai perdere tra l'altro, diciamo perdendoli ma senza mai perdere con il Latina. Sì. Senti una voglia di rivalsa, no? Quasi di riscatto, sì, con te stesso sì. Anche con la storia. Sì, sì, cioè tantissimo, nel senso è proprio è una cosa che penso sia giusto che facciamo e che facciamo al meglio e personalmente... Non ho mai digerito come sono uscito in quella stagione perché tu neanche giocasti le ultime partite. No, purtroppo per un problema fisico non ho potuto neanche giocare contro il Latina, quindi per me la voglia di rivincita nei confronti di quel torto secondo me che abbiamo subito nelle due partite di andata e ritorno sarebbe meraviglioso, ecco. E sicuramente darò il massimo per far capire anche alla piazza che non solo io ma tutti vogliamo realmente raggiungere un grandissimo obiettivo. Vorrei chiudere con qualcosa che è accaduto nei giorni scorsi a Manchester, prima di sì. Manchester-Leicester, nella metropolitana succede che alcuni tifosi con le sciarpe biancorosse cominciano a cantare Marco Romizzi, Marco Romizzi, poi si trova la maglia di Romizzi del Manchester nello shop ufficiale della Devo squadra. Dire che è stata, cioè, è sempre stata una dei miei grandi sogni quello di giocare nel Manchester magari un giorno, quindi loro per un momento mi ci hanno fatto credere un po' giocatore del Manchester, mi ha fatto tantissimo piacere, sono stati simpaticissimi e avrei piacere anche magari un giorno di ringraziarli personalmente. Il mio futuro a Bari, sì, per quanto riguarda il mio futuro a Bari ne ho parlato anche nelle scorse interviste, sicuramente a fine anno parleremo con presidente, direttore, di tutto quello che c'era da affrontare. Io sto bene in questa città, ho dato sempre tutto per questa piazza, quindi spero di raggiungere già da quest'anno un obiettivo importante con la squadra e magari di non dover più ripartire dall'ultima ruota del carro o comunque da un giocatore appena arrivato in questa piazza. We are happy se viene allo stadio, lo riproponiamo con il Cagliari. We are happy se viene allo stadio, sì, quello era stato un bel video, un bel ricordo sempre di un periodo incredibile. Sì. Marco, puoi salutare i tifosi del Bari che sicuramente saranno allo stadio, magari inviti chi non ti sta seguendo sì. A colorare lo stadio. Ciao a tutti, mi ha fatto molto piacere che avete seguito la mia diretta streaming e mi raccomando venerdì sera tutti allo stadio. Ciao, un abbraccio, forza Bari.